State ascoltando SBS Italian. Il sito di SBS è tutto nuovo. Se volete trovare le trascrizioni di questo e di tutti gli altri episodi, andate su www.sbs.com.au/slowitalian. sbs.com.au/slowitalian. Slow Italian, fast learning. Il ministro della Sanità Mark Butler affronta il tema della carenza di medicinali. Un uomo australiano disperso da una nave da crociera diretta alle Hawaii. Il ministro della Sanità Mark Butler ha replicato alle accuse da parte dell'Associazione dei farmacisti che i cambiamenti al Pharmaceutical Benefits Scheme causeranno carenza di medicinali. Con i cambiamenti che iniziano a settembre, verrà concesso a diversi australiani di procurarsi medicinali da usare in 60 giorni con una singola ricetta. Il gruppo di pressione dei farmacisti ritiene che la modifica porterà a carenze di medicinali, ma il ministro della Sanità, Mark Butler, non è di questo avviso. Seven of these 325 is the advice I've received from the medicines authorities. In addition to that, there are some brands of medicines that are in short supply as well, but the advice to me from the medicines authorities is that there are alternative brands available, for example, for people who need cholesterol medication or blood pressure medication. So I think this is a case of the pharmacy lobby seeking to sort of ramp up concerns that people might have about a policy that just makes good sense. Un uomo australiano è risultato disperso dopo essere caduto in mare da una nave da crociera diretta verso le Hawaii. L'uomo era un passeggero della nave Quantum of the Seas della Royal Caribbean Cruises, che era partita un paio di settimane fa dal porto di Brisbane. L'equipaggio ha partecipato alla ricerca del passeggero, ma dopo il mancato ritrovamento, la nave da crociera ha continuato il suo percorso come da programma. La Guardia Costiera americana ha ora assunto le ricerche. Il governo federale ha annunciato 3,8 miliardi di dollari per migliorare le basi di difesa nel nord del paese nel corso dei prossimi 4 anni. I fondi giungono a seguito della raccomandazione contenuta nella storica revisione strategica della difesa, pubblicata ad inizio settimana in forma desecretata. La revisione ha riscontrato che le forze della difesa australiana devono venire ristrutturate per affrontare le sfide strategiche dell'era moderna. Il ministro della difesa, Richard Marles, ha annunciato che i fondi potenzieranno le basi aeree di terra e marittime a Darwin e nel nord. Australia needs to have the capacity to project, that our defence force needs to have the capacity to project. And as the Defence Strategic Review observed in looking at how we can engage in that projection, our northern bases are a massive asset for our country and are absolutely
fundamentally important to being the platform for that projection. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.